La giostra. Se un giorno decidessero di fare un monumento dedicato a Luna Park, la base di questo mausoleo, di questo monumento, sarebbe senz'altro la giostra. Quella giostra che fa disperare noi nella veste di genitori, di papà, quando portiamo i nostri figli a Luna Park, a dire sempre: ma basta con questi cavallini, basta girare sempre, ancora un altro giro, ancora. Questa è roba da mocciosi, da bambini scemi. Ma siccome qui ancora devono aprire, non c'è nessuno, io da grande un giretto sul cavallino a dondolo me lo faccio. Il Luna Park. Padiglioni nuovi e baracconi nuovi, le montagne russe, i dischi volanti, l'albero della cuccagna, la donna cannone e... un momento. Signora, scusi, ma qui non doveva esserci la giostra volante? Una volta, era un gioco sorpassato. Una volta? Allora l'abbiamo data al centro spaziale, allenamenti antigravitazionali e così via. Sai? Ah, ho capito, l'avete cambiata, come si dice, l'avete riciclata, insomma. Lei mi capisce? No, scusa. Riciclata? Ma non vorrà insegnare riciclaggio ad una donna? Siamo noi che l'abbiamo inventata. Ah, non lo sapevo. Non bisogna buttare via niente. E abbiamo ancora le camicie da notte della nonna. Fatene un abito da sera, come ho fatto io, che poi è diventato un copricostume. Adesso mia figlia lo riporta come camicione da notte della nonna. E per gli avanzi di cucina, lei che cosa ci consiglia? Nessun problema. Se leggete le riviste sapete già tutto. Una volta si insegnava a fare le polpette con gli avanzi dell'arrosto. Adesso anche a fare l'arrosto con gli avanzi delle polpette. Poi, oltre a quello dell'avanzi, abbiamo anche il riciclaggio dei rifiuti.
Per esempio, il ministro del lavoro oppone un netto rifiuto alle pretese del sindacato? 2 giorni di sciopero. E il rifiuto viene riciclato come spontanea adesione del governo alle giuste rivendicazioni. Poi, oltre a quello dei rifiuti, abbiamo anche il problema delle spazzature, delle immondizie. Una famosa ditta, non so se ve lo ricordate, pensò di riciclare il letame mettendolo nelle mortadelle. Ma poverini, gli andò male, perché i tempi non erano maturi, ma furono dei precursori della lotta contro gli sprechi. Ecco il punto, la lotta contro gli sprechi, se vogliamo uscire dalla crisi. Guardiamo la televisione. Per esempio, i film comprati a $1 la tonnellata in America, no? Mezzogiorno di fuoco. Lo vediamo una prima volta nel ciclo dedicato ai film western con l'introduzione di Claudio Fava. Poi lo rivediamo nel ciclo dedicato a Gary Cooper con l'introduzione di Claudio Fava. Poi lo rivediamo nel ciclo dedicato all'introduzione di Claudio Fava con l'introduzione di Gianluigi Longhi. Ma tutto questo perché? Perché noi italiani abbiamo il riciclaggio nel sangue. Le nostre madri erano già avanti e quando una giacca del papà non andava più, la riciclavano. E allora si diceva rivoltavano per il figlio. Basta guardare le foto di gruppo scolastico di una volta, tutti quei distintivi sul bavero destro da balilla dell'Azione Cattolica. E lì stava l'errore. In previsione del futuro riciclaggio avrebbero dovuto fare o i baveri senza asola o l'asola in tutti e due. E il Partito Socialdemocratico, che si ostina a riproporsi come partito? Perché non studia il suo riciclaggio eventuale, non so, in un centro studi, club del Ramino, o al limite in una bella nave albergo, eh? Beh, bisogna stare attenti con questo riciclaggio. È una proposta molto interessante, a mio avviso. Perché si possono riciclare anche i mobili, soprattutto le poltrone ministeriali. Nell'annuario parlamentare, alla voce Andreotti Giulio, si legge: ministro degli interni nel 1954, riciclato alle finanze nel 55, riciclato al tesoro nel 58, riciclato alla difesa nel 59, riciclato all'industria nel 67, revisionato completamente e riciclato come nuovo alla presidenza del Consiglio nel 73. Garanzia integrale 10 anni o altri 30 ministeri. L'abito non fa il monaco, ma fa l'autorità. L'abito non fa il monaco, ma fa l'autorità. Togli la palandrana a Napoleone e vedrai come assomiglia ad un marmittone. Togli corazze ed elmo al condottiero. Il museo delle cere. Ogni personaggio la sua moda, dall'armatura ai blue jeans. Questa maledetta moda giovani, perché maledetta? Perché ormai attira solo gli adulti e li mette in crisi. Perché è presente, non so, il quarantenne, taglia 54, capelli pettinati con riporto, cioè pettino 4 e riporto 2. Che vogliono stare al passo coi giovani. Sai, i giovani oggi hanno la camiciola senza niente sotto, con la bella piastrina regolamentare, col suo gruppo sanguigno. Lui dice, ma perché c'è il gruppo sanguigno? Beh, perché magari sei lì che balli con la ragazza, atmosfera, musica lenta, e tu senti, ma tu di che gruppo sei? RH negativo. Quella, proprio il gruppo che mi fa sangue. Dai, dai, vieni su con me, vieni su da me in camera, che ci facciamo la trasfusione. Ma il quarantenne non si scoraggia.
Io ho visto dei quarantenni chiedere come se si trattasse di sigarette di contrabbando. Scusa, non ci avrebbe per caso una camicia con canottiera incorporata? Oppure, ma per la prossima estate non è che tenete un kimono da spiaggia con sotto la pancera per la colite? Non li avete? Ma il quarantenne casca quando arriva nelle boutique per misurarsi i jeans, i famosi jeans attillanti. Arriva in queste boutique che ormai non sono più boutique, perché, sai, c'hanno le luci psichedeliche, musica stereofonica, la moquette, sono delle discoteche ormai, altre boutique. Le commesse che una volta ti accoglievano con lei, il signore desidera, e i jeans costavano 12,5, adesso sono più spontanee, ti danno del tu. Te cosa vuoi? E i jeans costano 25.000 lire. Va a misurarsi in questi camerini promiscui con le ante che sventolano, ti vedo, non ti vedo. In fondo c'è l'acquario, in tutte le boutique c'è l'acquario, per provarsi i costumi. Lui entra e naturalmente la taglia 54 non ci sta nei jeans attillati, per cui esce con la cerniera sbottonata. Ma ci sono pronte delle commesse cattivissime che appena ti vedono un quarantenne in crisi così, con la cerniera sbottonata, zap! Gli chiudono la cerniera e allora inizio la prova Maiorca in apnea. Lui era venuto lì e dice, misuri jeans così, cammino come John Wayne e cammina così. Poi va dalla moglie, come mi stanno? E lei, no, gli sono larghi. Sei matta? Sì, soprattutto di cavallo. Ma se c'ho un pony io di cavallo, cosa dici? Che poi, per i maschietti, onestamente, nascono dei problemi oggettivi. Dico, il maschietto, infatti li senti da un camerino all'altro. Senta, ma lei dove lo porta? A destra o a sinistra? Ma dice, guardi, oh, lo porto in mezzo. Oh. Il guaio peggiore poi se ti siedi. Ti siedi, ti rialzi e lì c'è la famosa tecnica della giustatina, che ormai fanno tutti, le persone fini la fanno con colpettini impercettibili. Blip, blip. Invece ci sono le persone più rudi, lo dici, alla mano, si aggiustano dall'interno, che se ne frega. La seconda invece più fine, più elegante, è quella da cantante. Il cantante prende il microfono con una mano, non so se avete presente, il filo con l'altra, canta I wanna think, all the ways is a one, all the way to get a woman. E nel momento più romantico della canzone, all the way to love is a blip blip. È chiaro che le donne non possono sistemare niente, ovviamente. Stanno sedute delle ore, poi dopo un po' si alzano e barano, ah, tutto il giorno che sto seduta, e van via. Ora, il pregio però dei jeans, che cos'è? È che ti fanno sentire a tuo agio. Con i jeans vai dappertutto, sei il padrone del mondo. Sempre a tuo agio, tranne che naturalmente tu vada dal giornalaio, il giornalaio dice, scusi, c'ha 100 lire di moneta. Fai lo slalom alla teni, poi viene tutto. Le chiavi della macchina, se ne prego. Perché sono, quelle dici, sono le tasche salvadanaio. Le famose tasche salvadanaio. Però quando arrivi a casa e appendi i jeans, li capovolgi e i salvadanai boom, si aprono. Difatti, il silenzio della notte è ritmato da questi tonfi notturni. Infatti, se tu stai attento, senti quando rientrano gli inquilini del tuo palazzo. Perché magari sei lì, alle due di notte, senti plim plim. Queste qui sono le chiavi, questo qui è l'avvocato che abita al terzo piano che si leva i jeans, è rientrato, sì. Ling, 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 ling. Questo qui deve essere l'accendino dell'ingegnere del sesto piano. Argenteria, questo è il ladro che abita su in attico. Insomma, io devo dirvi la verità, io invidio gli scozzesi. Oh, gli scozzesi non hanno problemi di pantaloni attillati, i loro bei gonnellini, i kilt scozzesi, non hanno problemi. C'era uno scozzese che aveva un problema, ed era il colonnello McGovern, che fu invitato a un ballo d'ambasciata da una contessa romana. E lui si presenta a questo ballo d'ambasciata senza il tradizionale gonnellino, anche lui con jeans attillati. Per cui la contessa la vide arrivare e dice, ma colonnello McGovern, ma come mai vi presentate al mio bello d'ambasciata? Senza il vostro tradizionale kilt, il vostro tradizionale gonnellino? Vede, fa lui, contessa, è per via dei zanzari. Era d'estate, festa all'aperto. Oh, andiamo, colonnello McGovern, cosa dite? Cosa dite? Andiamo. Le zanzare non vengono mai nei miei balli. I vostri balli no, ma i miei balli sì. Propongo
prego un minuto di raccoglimento. Speriamo che questo sia l'ultimo sketch dedicato ai jeans, perché non se ne può più, eh? Però i jeans significano semplicità, praticità, perché basta entrare in questi negozi dove si vendono i jeans, sono tutti quanti ammucchiati, sporchi, tutti con le toppe, e più usati sono, più alla moda sono. Uno entra lì, sceglie il proprio pantalone ed esce felice. Anche io una volta, devo confessarvi una cosa, volendo apparire giovane a tutti i costi, decisi di comprare un paio di jeans. Allora sono arrivato lì, insomma, ho scelto veramente i più sporchi, i più consumati, ho pagato, sono uscito fuori. O non erano i miei di prima? Ad ogni modo, va bene, i jeans sono pratici, utili, modernissimi, ma quando c'è un appuntamento tradizionale importante, bisogna appunto rispettare la tradizione. Io stasera qui a Luna Park un appuntamento mi sono messo in tiro. Eh? Perché è un appuntamento con... non vorrei nemmeno dirvelo, però come andiamo avanti? Ho un appuntamento con lei. Tina Turner. Tina Turner. Tina Turner. Your music is rhythm, frenzy, joy, e sexy. Eh?
Senti, io so che tu sei venuta più volte in Italia, so che tornerai per fare un'altra tournée. Tu conosci Napoli? No. Non conosci Napoli? No. No, I know Rome. Conosci Roma? Venezia. Milano. Milano? Ma Napoli no? Luna Park è magia, è fantasia. Tina, ecco Napoli. Auscola scioleia, si lacca bomba, sta macchia di spigeia, fa tranquillità, fogaggio della bandiera, menazia, tocca bella nevoiuta, sta banda va. Baciate in bocca. No, no, vi giuro, sono desolato. È un equivoco, è un equivoco. Non lo so che siete equivoco, scusate. No, c'è un equivoco, guarda. No, non lo so, ma è mai possibile? Non mi posso stare 5 minuti in un bacio per venire un bacio in bocca. Che ce ne sai? Dormite pure nel posto sbagliato, però, scusate. Sono anni, vi garantisco che faccio il principe azzurro e una cosa del genere non mi è mai capitata. Perché vuoi tu, principe azzurro? Sì, sono... il principe azzurro. È forte il principe azzurro. A me piace assai il principe azzurro, sapete? Però è forte il principe azzurro. Io le sto diventando pure il principe azzurro. A me piace... Voi un principe azzurro! Cioè, ma a me piacesse perché... Voi un principe azzurro! Perché un principe... Voi un principe azzurro! Ma avete idea dell'enorme differenza che c'è fra un villic e un principe azzurro? Un villic. Un villic è... Dite, cos'è un villic? Un villic. Dite! Un villic è... Appunto! Un villic! Vi offendete? No, un villico ed un principe azzurro. Un principe azzurro. Per essere principi azzurri bisogna avere delle ragioni in più. Voi avete delle ragioni in più? E allora? Per essere principi azzurri bisogna essere intelligentissimi. Voi siete andato a scuola? E allora? Per essere principi azzurri bisogna essere figli di re. Vostro padre che fa? È un re? No, a me è pensionato di ferrovino stato. E allora? È una brava persona, però... Ma bisogna essere figli di re. E poi, soprattutto, per essere principi azzurri, bisogna essere bellissimi. Soltanto i più belli fra i principi diventano principi azzurri. Voi siete azzurre? Azzurro? No, celestino, no, azzurro. Azzurro! No, no, non è che fossimo stati trasformati da qualche strego, in ranocchio, che queste cose succedono. Perché si vede assai. Allora sì, io me ne ho accorto subito, guardate. Immediatamente. Una strega mi ha trasformato. Allora. E io sono venuto qui, nel villaggio, alla ricerca di Lox. Allora, soltanto il mago Lox. Il mago Lox è passato 5 minuti fa, dico, guardate. Ma ci pensate? Io ero un principe bellissimo, tenevo certi occhi azzurri, certi boccoli biondi che mi scendevano lungo le spalle. Guardate qua come va a combinare. Va bene, non fate così, ma mica fate schifo proprio così. No! Cioè, insomma, ma io prima ero ancora più bello. Volete vedere? So, ma... Volete vedere? Specchio delle mie brame. Sono il più bello del reame. No! Avete visto? Prima mi diceva sempre di sì, per favore. Ma forse sei guastato un specchio. Andate a chiamare Lox. Andate a chiamare il mago Lox. No, andate a chiamare Lox. Andate a chiamare Lox. Non fate schifo. Andate a chiamare Lox. Sa
Salve, Lox! Lox, per favore! Lox, mi devi aiutare! Lox, una strega mi ha trasformato in questo modo! Lox, mi devi fare un controsortileggio, Lox! Un controsortileggio! Prepareremo un controsortileggio! Sì. Prepareremo una mela avvelenata! La farai mangiare al tuo nemico! Quando il tuo nemico mangia la mela avvelenata, muore avvelenato perché la mela è avvelenata. Andiamo a preparare la mela avvelenata. Sì, andiamo, Marco. Andiamo a preparare la mela avvelenata. Ma passate voi avanti, per cortesia. Andiamo. Marco, prima o dopo dei pasti, la prendi. Principe. Oh, principe azzurro è forte però, a me piace assai il principe azzurro. Cioè, è una cosa, a me piace assai il principe azzurro. Se adesso intelligente, ha figli di re, ecco. Che chi non mi ha rovinato mio padre che non ha fatto carriera? Perché l'intelligenza, ma la bellezza. Specchio delle mie braccia. Sono il più bello del re. No! Ma mica tutti in una volta, in un momento. Sì, sono pure così combinati che non aiuto il tempo di mi truccare una cosa, niente, sono venuto così. Tutto a posto, Lox, mi aiuta, mi ha fatto un controsortileggio, mi fa, ritorno tutto come prima, tutto come... Mi fa piacere. Mi torno un'altra volta, i cosi, qua. Gli occhi azzurri, bravo, gli occhi azzurri un'altra volta. E poi ha detto, Pietro, ha detto che mi torno un'altra volta i cosi biondi. I boccoli biondi, e poi appena mi torno i boccoli biondi agli occhi azzurri, appena vedo uno di quei cosi grandi verdi, vado là e cose grandi verdi come... Cosi grandi verdi su i montagni. No, montagni. Gli alberi. I draghi. Attenzione! No. Udite! Che non si assomigli né parole se succede questa cosa. Ieri, essendo stata ieri, durante la ricorrenza avvenuta ieri, durante i festeggiamenti ricorrenti ieri, al Palazzo Reale avvenuta ieri... Scusa, oggi va sceso? Quando è successo questo fatto? Ieri! Pozzasca! Perché hai voluto abbandonarmi? No, ma perché hai voluto privarmi della tua bellezza? Mi sono andato in giacimento. Il nome! Dimmi il tuo nome! Non dirlo! Lascia che ti ricordi bellissima alla festa di ieri sera. Bellissima in quel tuo vestito azzurro. Ti dona l'azzurro. Cioè, pure il marrone mi sta facendo bene. Adesso, quando mi metti in giro, ti prego, il nome, dimmi il tuo nome, non dirlo, altrimenti dovrei scriverlo a caratteri d'oro nel mio cuore, ma adesso che ti ho trovata, non permetterò che tu mi abbandoni ancora, il nome, dimmi il tuo nome, non dirlo, aspettami, ritornerò, il nome, non dirlo! Ma sei... Si è chiappo un bandito. Ho preparato un po'. Date questo al principe, lui capirà. Il suo visto bandito. Date questo al principe, lui capirà. Il suo visto bandito. Date questo al principe, lui capirà. Il suo visto bandito. Date questo al principe, lui capirà. Ora conosciamo su un chicca, non capisci niente. Si è chiappo un bandito, finisci malamente questa cosa. Ah, principe. Principe, è venuto... Dite! No, è uscito prima la fotografia. No! Continuate! No, è venuto un banditore qua, no? Sì. Qua, un momento. Sì. Quando è... È venuto il banditore? Sì, una bellissima. Ma che c'è? Continuate! Che cosa vi è successo? Ha scappato il banditore! La scarpa. Sì, continuate.
Ma allora no, non vi sentite bene? Non vi sentite bene? Non vi sentite bene? Allora, volete che chiamo un mago? Chiamo un mago! Chiamo un mago! Chiamate un mago! Mago! Lox! Lox! Ho preparato un comodo sorti! Lox! No, non si sente bene, non si sente bene! Non si sente bene? No! E avrò mangiato qualcosa che gli ha fatto male! Può darsi che ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male! Che cosa avete mangiato? Dite, che cosa avete mangiato? Che cosa avete mangiato? No, grazie, non ne voglio! Che cosa avete mangiato? Che cosa avete mangiato? La vela! Che cosa? La vela! Ma la vela serve per le barche, non ve la potete mangiare! Non ve la dovete mangiare! No! Che cosa avete mangiato? Che cosa avete mangiato? La vela! Ma si te mangia la tela, ma si te mangia! Ma serve per il guasto della pittura, andava a pittura, andava a mangiare la tela! E non insistete! Che cosa avete mangiato? Dite che... Va bene, faccio con te, si mette in coppa a sto... Quanti chili si mangiate? E vissero tutti felici e contenti. Per una ricerca dal vivo, perché i vecchi concetti della scuola chiusa sono ormai superati. Oggi si va verso una partecipazione più viva ed articolata affinché la scuola si fonda con la vita in uno spontaneismo aggregante che d'altra parte non può non recuperare la coesistenza delle singole identità. O no? Sublime, grazie, cara collega, grazie. Fra l'altro di una chiarezza disarmante. Scusate, chiarezza un corno perché io non ho capito niente, insomma, è questo il modo di fare lezione? Oh, che brutta parola ha detto, brutta lezione, parola. Lezione, scusate. Vorrei dire casomai, occasione di incontro, intesa come momento di confronto, o no? Bravissimo collega, bravissimo. Ma scusa, ma non potreste un po' tradurre questi concetti in maniera più pratica? Ma caro signore, oggi i tempi sono cambiati. I ragazzi a 12 anni già parlano come a tribuna politica, ad esempio. Divisione, non si dice più. Ah, non si fa più la divisione. No, si fa. Si fa, ma non si dice. Non si fa. Momento. La divisione non si dice, si dice atomizzazione, capito? Ah, atomizzazione. La riunione diventa apporto pluralistico, va bene? Perfino, ma va a morire ammazzato, diventa. Ma va a morire a monte nella misura in cui a valle sei già ammazzato. Molto chiaro. Ma se i ragazzi vengono qui a Luna Park, dico i compiti. Quando brutta parola. I primi vengono i compiti, andiamo. I compiti. Via, è rimasto fermo al De Amicis. Prego, collega. Tutto al più sviluppiamo un documento collettivo. Oggi, ad esempio, si è discusso se il Luna Park deve essere inteso come recupero di tradizioni ludiche. Grazie, collega. Prego. O non piuttosto come aberrante astrazione dall'impegno sociale. Beh, è un bel problema. E come si risolve, professore? Ci vuole tempo. Ci vuole un anno.
e mezzo, a volte anche un anno e tre mesi. Sì. Cioè, ci vuole tempo perché abbiamo aperto una problematica. Ora vengono poste delle emozioni, tipo, non so, revisione della tavola pitagorica, trasformata, che so, in una tavola rotonda pitagorica. Ma momento, momento, sempre se il consiglio di classe è d'accordo. Esimi professori, una piccola domanda. E per, ecco, per il voto. Brutta parola, il voto. Forse però il poveretto qui allude a quelle cifrettine di tipo reazionario che andavano di moda una volta. Lei pensa al 6 più, 4 meno, 5 e mezzo, beata ignoranza. Ma se le stiamo dicendo da due ore che i tempi sono cambiati, oggi c'è il giudizio, altro che il voto. Bene, cioè voi non scrivete più per esempio 6 meno, 5 e mezzo, ma non so, ignorante come una talpa. Così, no, non ha capito nulla. No, carino. Sarebbe frustrante per il ragazzo. Scriveremo carente in preparazione di base, va bene? E se il ragazzo a scuola si mette a giocare a battaglia navale? Battaglia navale assorto in pensieri extrascolastici. E se professoressa non gliene frega di andare a scuola, ragazzo? Se non gliene frega di andare a scuola, discontinuo. Ah, e se la ragazza invece preferisce accompagnarsi al ragazzo anziché frequentare l'aula? Oh, se la ragazza preferisce accompagnare... Molto matura fisicamente. Non rivela particolari interessi per le lezioni teoriche, ma è già orientata verso quelle pratiche. Attenzione, mi scusi, cara collega, qui sarebbe meglio posporre, cioè già avviata verso le esercitazioni pratiche, non rivela particolare interesse per le lezioni teoriche, o no? Non pospongo un bel nulla, ma andava meglio prima, caro collega. Carissima collega, lei evidentemente non è ancora entrata nell'ottica della riforma, volgarmente non capisce un tubo. Carissimo collega, lei è leggermente sfocato, vero? Volgarmente deficiente. Cretina. Stupido. Ritardato. Imbecille. Racchia. Cornuto. Racchissima. Cornutissima! Avete ascoltato un sereno e civile dibattito sui problemi della scuola, perché soltanto dibattendo si risolvono i nostri problemi e i nostri bambini impareranno l'educazione civica, l'educazione fisica, l'educazione musicale, l'educazione sessuale. Forse non impareranno l'educazione, ma questo non è previsto dalla riforma. Ma comunque lasciamo stare queste parole difficili e invece culliamoci nella semplicità di una favola. Giampiero, adesso te ne racconto una. Pippo, che favola è? Giampiero, Pippo, che favola è? Anzi, voglio farti una domanda. Dunque, se tu, Giampiero, dovessi scegliere il protagonista della prossima favola, che animale sceglieresti? Un cavallo. Un cavallo, è sempre le solite scelte. Un cavallo, un gatto, una pecora, un cane. E invece bisogna spaziare la fantasia, pensare ad altri animali. Non so, a un bruco, a una formica, a un millepiedi. Ecco, il millepiedi è un animale un po' bruttino, eh? E poi piccolissimo, in compenso voi sembrate dei giganti Golia. Però voi non potete pensare e immaginare quanti problemi ha questo piccolo millepiedi, che c'ha mille piedi, mille fette, quindi mille scarpe, chissà quanti problemi, quante preoccupazioni, e che animo gentile ha un piccolo, innocente millepiedi. State a vedere la favola cantata da Enrico Montesano. Aia, c'ho una scarpa un po' stretta, ce n'è un'altra che è rotta, a sapere qual è. Mille piedi, mille pensieri, quanti passi da fare, quanta strada per me. Quando sento dire tu ragioni con i piedi, io rispondo prova averne mille dopo vedi. Non pestarmi i piedi se no, punto i piedi allora non so. Scarpe, mamma che voglia di scarpe, zoccoli clar o ciabatte, destre o sinistre lo stesso tutto va. Corpo, ho una gran voglia nel corpo, mettere il piede in due scarpe, so che di moda si fa. Quando vado dal calzolaio, entro il primo gennaio, fino a giugno sto là. Dopo mi comincio a allacciare, fino a dopo Natale, sono in difficoltà. Diligenza su due piedi, ha detto il mio padrone, ma gli altri 998 li riassume. E non pestarmi i piedi se no,
Punto i piedi allora non so. Scarpe, datemi tutte le scarpe. Sandali estivaletti, pantofoline, scarponi dopo sci. Corpo, ho una gran voglia nel corpo. Mettere il piede in due scarpe. So che è di moda anche qui. Mille piedi, mille pensieri, quanti passi da fare, ma un consiglio ti do. Resta con i piedi per terra, sul sentiero di guerra, non entrare tu, no. Povero, povero, povero mille piedi. Allora, avete visto, avete riflettuto un po', d'ora in poi, quando incontrate una formica, un bruco, una zanzara, un millepiedi, non trattateli male, non pestateli mai, trattateli bene questi piccoli animali che hanno un animo gentilissimo. Tu qui però c'è una formica, che schifo. Giornali, giornali, in prima pagina, Bettegalla alla sinistra del Partito Liberale. Ultima edizione, clamorosa scissione fra Donat e Catten. Va bene, di quei titolini non mi interessa. Ma interessa l'ultima pagina, quella degli annunci economici. Sono più veri, sono scritti da noi, più sinceri. Si vedono lì i problemi. Per esempio, la crisi edilizia. Ecco, e l'ecocanone. Chi è che ha capito l'ecocanone? L'altro giorno in tre han detto, ho capito l'equo canone, il manicomio. In Italia chi dice di aver capito l'equo canone è o al manicomio o la televisione che la spiega agli altri. E infatti si vede da queste qui, pagine, pagine di vendesi, vendesi, vendesi e affittasi, va, pezzettino grande così. Sì, vabbè. Ci sono anche affittasi, ho visto, chalet di montagna, 3.000 metri, esclusivamente uso ufficio. E la segretaria te la devi portare da casa. Ma di case normali, case da viverci, da mangiare, da cucinare, da dormire, da fare l'amore con la moglie. No, perché qualche volta succede anche tra marito e moglie, eh? Mai, mai, mai. È qui che si vedono ste cose. Ecco, anche nel lavoro, un dialogo tra sordi. Si cercano operai, si offrono impiegati. Si cercano litografi, verniciatori finiti, meccanografi e offrono uscieri, fattorini, autisti. Si cercano fuochisti e si trovano i pompieri. E poi qui rimangono, sopravvivono proprio delle abitudini, come quelle cose delle mance competenti, a chi ritrova il cane. Solo che si ostinano a perdere dei cani di razza impossibili. Gli Springer, gli Schnauzer cuccioli, i pastori del Nepal. Ma come si fa a riconoscere quegli UFO a quattro zampe? E poi le vittime dei furti, che cercano di minimizzare, di dire così, vogliono impietosire i ladri, dicono di aver smarrito quello che gli hanno fregato. Smarrito da Attico, Vigna Clara, argenteria e pelliccia di visone. Comunque la rubrica più prospera è sempre quella delle cosiddette relazioni sociali. Solo che una volta c'era massaggiatrice, estetista, manicure, tutte ingresso strada, senza portiere, riservatezza. Invece adesso si va giù piatti, senza, dritti allo scopo, proprio senza giri di parole, non so. Tirolese, bilingue, disponibile, distinti, zona, stazione. C'è tutto. 500 lire a parola, c'è tutto. L'unica roba è il distinto. Non so, tra me con la giacca e la cravatta, però senza una lira. E il camionista col 100.000 in bocca, chi è il più distinto, eh? E anche nei matrimoniali, beh, rimangono delle frasi classiche, anche se attenuate.
perché cominciano affettuosa amicizia, scopo, eventuale matrimonio. È un modo per mettere le mani avanti, Però per le donne pare che ci sia importanza, ci sia proprio importanza dell'identità delle vedute politiche. Colta, Piacente, Nord Italia, PSI, cerca anima gemella, stesso partito, preferibilmente corrente Craxi. Che poi finché avviene all'interno del PC o all'interno della DC, vabbè, d'accordo. Ma all'interno del Partito Liberale, probabilmente c'è il problema dell'incesto. E poi la parità dei sessi. Ecco, la parità dei sessi è proprio segnata qui, la si vede qui. Secondo quella nuova legge, quella che secondo la Costituzione, perché gli hanno detto la Costituzione, presente la Costituzione? La Costituzione, quella fondata sul lavoro, che dice parità, ecco lì, maschio e femmina davanti al lavoro sono pari, non si possono fare distinzioni, anzi se uno cerca ragioniere deve mettere anche ragioniera, addirittura per risparmiare mettono barretta A, impiegato barretta A, cameriere barretta A, e già, ma se uno ha bisogno proprio di una donna o viceversa, Calma. Fatta la legge, trovato l'inganno. Ma come? Così. È semplicissimo. Basta scavalcare queste piccole cose. Non so, celebre scultore, per statua maternità, cerca modello, modella, seguenti misure. Petto 110, vita 50, fianchi 110. Oppure... cercasi bagnino o bagnina di salvataggio, 20 trentenne, purché immune a ricorrenze mensili. Oppure, non so, cerco uomo o donna in grado di allattare bimbo di 3 mesi. Gli annunci sono molto importanti, sono una fotografia del nostro paese. Secondo me, anche a lei lo dico, cara amica, che è nostra ospite, anche il governo italiano dovrebbe occuparsi dell'ultima pagina dei giornali e per le sue necessità ricorrere appunto a questi annunci a 500 lire a parola. Per esempio un annuncio come questo. AAA, a prezzi fallimentari, governo svende... bande chiodate per posti di blocco, super patenti come nuove, accessoriatissima terza rete TV e costosissimo bustometro, pochissimo usato, Accomodarsi al padiglione del supermaschio. Il supermaschio vi attende.
Oh, you're fascinating. Full of sex appeal. Come on. Come a little closer, baby. Whisper in my ear. Gotta let me know that you want me. Show me that you care. Mr. Universe, you were little first. Don't be shy. Let's fly. Una volta usava questo fisico proprio da disgraziati. Potete andare, scendere, tranquilli. Potete andare, tranquilli. Veramente, una volta il Playboy aveva questo fisico qui. Meno male che non usa più, ragazzi, sennò saremmo rovinati tutti così come c'è. Con le diete punti, figuratevi un po'. Oggi il Playboy vero chi è? Il Playboy vero è quello che all'aspetto non lo sembra, Emilio Fede, del telegiornale. Riceve 300 lettere al giorno da donne entusiaste del suo fondotinta. Corrado, domenica in riceve migliaia di lettere di donne, l'ultima arrivata per posta aerea, sono atterrata, finalmente tua, l'olandesina. E oggi la ragazza qual è? Moderna. È la ragazza fotomodella, sex, piatta, coi seni disegnati con la birra, sai quelle cose? Con una cultura veloce, preparata, cioè tu le domandi cosa ne pensi della donna oggi? E lei, di che segno sei? Acquario con ascendente Costanzo, che è il massimo per sé. Ragazzi, è così. Già sei frastornato anche da questa pubblicità. Vai all'edicola, al reparto depravazione, c'è lì appeso riviste con titoli che ti mettono in crisi. Cosa c'è dietro la sessualità femminile? Cosa c'è? Enzo Tortola che piange pieno di pappagalli, non lo so io. Ragazzi, tutti settimanali riportano tutte le settimane rapporti sulla frigidità, statistiche, Hyde, Kinsey, la donna è frigida, 100 donne intervistate, 99 dicono sempre bene sì, sono frigida. Sì, con mio marito faccio più, cosa ride lei con quella parola? La 99esima, la centesima dice no, io non sono frigida perché nel 61 con mio marito ho fatto oh di gusto. E allora ti suggeriscono anche le nuove tecniche come ovviare la frigidità della donna per te, come sfiorare una donna. Le zone erogene, prendi il ginocchio e mettiglielo qui, tira. Solo che una donna è una diversa dall'altra, quindi ogni ragazza quando esce con te dovrebbe avere un libretto di manutenzione così tirami su, fai questo. Abbiamo superato oggi anche la pornografia. Non esiste più, non scandalizza più la pornografia. Adesso siamo nella ginecologia. Vai a vedere film, senti dei commenti all'uscita del cinema, ho visto un pancreas con un fegato pieno di frattaglie che mi ha fatto impazzire. Le minorenni coinvolte in film erotici. Io ho visto un film che c'era una bambina di 12 anni che lavorava, c'era uno vicino a me che a un certo momento mi fa, ma non è possibile. Ma dove andremo a finire? Non ce la faccio più, è troppo vecchia. Ma come vecchia? Sì, non mi dica niente, ho visto una novenne ieri con i calzettoni che mi agitava la merenda così. Dove andremo a finire? Andremo a vedere film, non so, Orgia all'asilo, oppure Vizi segreti di una neonata, non lo so. La culla a due piazze racconta. Cosa vuoi che racconta? Due pisciatine racconta. Grazie, è pagata per dirmelo. Dicevo che a un certo punto anche la casalinga, la donna normale, è congestionata, non sa più cosa fare. Una volta la casalinga si faceva fotografare, lei si fotografava in casa nel tinello con l'autoscatto nuda così. Con i seni qui, una cosa. E si faceva mettere la fascetta nera sugli occhi per non farsi riconoscere. Solo che io ne ho visto una foto di una che aveva un naso che era l'unico in Europa. Così. Infatti quando usciva dal portone, la portina, buongiorno, sennò non se le mette la fascetta nera sugli occhi. Adesso fanno anche gli strip tramite le televisioni private, l'ho visto io l'anno scorso, questa massaia perfetta, la ripresa che faceva, sai, tutto prendeva. Pensa a una massaia così che fa lo strip a tutti. Comunque, era così, comincia con la musica. Sai che si prendeva, poi prendeva una cosa. Te lo faccio vedere io la casalinga.
Madonna, se mi vedesse il preside di mio figlio adesso. Quando poi si sedeva. Guarda che pan di casa questo. Poi veniva così. Hai i segni della massaia. I capelli che sanno di fritto. Non si può essere sexy in cucina a mezzogiorno come si fa. Io non ce la faccio più. E poi non ce la farò mai con lo slippio. Certo, lo spogliarello di Grillo è roba da dilettanti, ma il naif va di moda. E poi quel che è certo ancora che non si tratta di peccato, perché oggi le emozioni cominciano dalle quattro coppie in su. Il comune senso del pudore è agganciato alla scala mobile. 18 scatti nell'ultimo trimestre. Di riciclaggio, dato che i transatlantici inutili li svendiamo, perché non riciclare anche il transatlantico di Montecitorio? Io parlavo prima dei jeans attillati, ma i jeans attillati ormai li portano solamente i trentenni, i quarantenni. Oggi i ragazzi a 17 anni hanno quei jeans matrimoniali, no? Sì. Ora, il guai è questo, per i ragazzi niente da fare, ma conosci una ragazza con questi jeans matrimoniali. La porti su in camera, lei ci sta, glieli levi e sotto è davvero così. C'ha due prosciuttoni. Come fai? Allora, prima cosa, quando conosci una ragazza, ti presenti. Ciao, come stai? Tullio, molto piacere. Subito, tan. Controllo. Se c'è il vuoto, ti fidanzi. Nel campo del lavoro, colonne di pensionati e pensionati offronsi e richiedonsi. Pare proprio che l'italiano medio aspetti l'età della pensione per mettersi a lavorare. L'amore è cambiato, lo vediamo anche a Luna Park, il trenino dell'amore, ad esempio. Una volta vedevi uscire le coppie, oggi ho visto uscire sul primo vagone che veniva fuori, c'erano tre commercialisti abbracciati così. Sul secondo due donne, una che diceva l'altra, chiamami Ugo, sporcaccione. E sul terzo c'era uno con un cartello con scritto, sono un autonomo, mi gestisco da solo, viva il bricolage! E siamo arrivati alla fine. Abbiamo iniziato il nostro giro attraverso il Luna Park questa sera partendo dalla giostra e sulla giostra lo concludiamo. Ragazzi, venite qui un momento, eh? Accomodatevi tranquillamente, belli, ecco, tranquilli
E prima di chiudere definitivamente, che cosa facciamo? Riascoltiamo e rivediamo la nostra favola del Luna Park. Buonanotte a tutti, ciao! Aia, c'ho una scarpa un po' stretta, ce n'è un'altra che è rotta, a sapere qual è. Mille piedi, mille pensieri, quanti passi da fare, quanta strada per me. Quando sento dire tu ragioni con i piedi, io rispondo prova averne mille dopo vedi. Non pestarmi i piedi se no, punto i piedi allora non so. Scarpe, mamma che voglia di scarpe, zoccoli clar o ciabatte, destre o sinistre lo stesso tutto va. Orpo, ho una gran voglia nel corpo, mettere il piede in due scarpe, so che di moda si fa. Quando vado dal calzolaio, entro il primo gennaio, fino a giugno sto là. Dopo mi comincio a allacciare, fino a dopo Natale, sono in difficoltà. Diligenza su due piedi ha detto il mio padrone, ma gli altri 998 li riassume. E non pestarmi i piedi se no, punto i piedi allora non so. Scarpe, datemi tutte le scarpe, sandali e stivaletti, pantofoline, scarponi dopo sci. Orbo, ho una gran voglia nel corpo, mettere il piede in due scarpe, so che è di moda anche qui. Mille piedi, mille pensieri, quanti passi da fare, ma un consiglio ti do. Resta con i piedi per terra, sul sentiero di guerra, non entrare tu, no. Thank you.